naturalmente a tutti voi in maniera ufficiale l'esonero per quanto riguarda Tesser e tutto quanto il suo staff. Dico purtroppo perché comunque è stato un allenatore con cui c'è sempre stato dialogo, c'è sempre stato un ottimo rapporto. Purtroppo le ultime situazioni di queste ultime settimane ci hanno portato a prendere questa decisione, che non è una decisione legata assolutamente ai risultati di questa decisione. Quindi dobbiamo guardare avanti, mancano ancora 10 partite e dobbiamo cercare di dare una svolta, e credo che purtroppo questa era l'unica possibilità che avevamo per cercare di dare una svolta a noi per prima, all'ambiente tutto e alla squadra. Noi siamo irpini, siamo dei lupi, noi vogliamo vedere una squadra cattiva in tutto e per tutto, a prescindere dal risultato, perché poi il risultato nel calcio è importante sì, ma è relativo. Purtroppo erano un po' di settimane che non vedevamo una risposta da parte della squadra effettiva, quindi era necessario dare una svolta, dare una sveglia prima a noi, perché appiattirsi non fa bene a nessuno, cioè è inutile che ci nascondiamo, abbiamo 43 punti più 9 con 7 squadre al di sotto di noi, cioè perdere la categoria veramente significa fare un suicidio e perdere le prossime 10 partite, però era necessario dare questa svolta secondo me, perché, ma non perché noi dobbiamo arrivare ai playoff per forza, attenzione, quindi non è una mancanza, non è stato, il suo staff non sono stati esonerati perché non hanno raggiunto un obiettivo prefissato dalla società, semplicemente perché come ogni situazione, aver chiuso a 31 punti il girone d'andata comunque significa che normalmente la salvezza al 90% ce l'ha già in tasca, quindi devi cercare di alzare sempre di più l'asticella, altrimenti si diventa piatti, ed essere piatti non fa per noi, dobbiamo toglierci noi, altrimenti ammettere un'altra società, un altro direttore, un altro presidente, un altro direttore sportivo a dirigere l'Avellino, se non cerchiamo di alzare sempre l'asticella. L'ho detto prima, noi siamo partiti e l'ho ribadito alla conferenza iniziale quando c'è stata la presentazione di Tesser. Non era semplice ripartire, non era semplice cambiare tanto, e l'obiettivo principale era fare diretta prima possibile 50 punti, per poi vedere, a secondo di quando si facevano questi 50 punti, vedere se alzare o meno l'asticella. Quindi sarebbe stato un aumentare o meno l'obiettivo stagionale in corso d'opera, quindi non era ma l'obiettivo principale era ed è la salvezza. Noi possiamo ambire o meno ai playoff, e per noi potrebbe essere un fallimento sportivo non arrivare a fare i playoff, questo è un altro discorso. Lei che può dire alla società se cambiare o meno l'allenatore, la scelta è stata presa ieri post gara. Ci siamo messi a parte con il direttore sportivo e telefonicamente con il presidente, c'era anche il vicepresidente, e abbiamo preso questa decisione, ma ripeto, proprio per un appiattimento che noi abbiamo visto tangibile durante la gara.